Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Oggi seconda puntata di questo progetto. Andiamo a vedere come trasformare il fiore di ibisco, questo grande fiore fatto con quel cotone spesso Jumbo 2 che vi ho fatto vedere l'altra volta, e trasformarla in un centro tavola, sottopiatto o centrino, o anche perché ha questa parte qui che può essere aumentata a piacere, quindi può diventare lunga quanto vogliamo, larga quanto vogliamo, quindi fino a trasformarla addirittura in una tovaglia, una tovaglietta per un tavolo rotondo oppure anche un centro enorme. Ovviamente qualcuno nei commenti mi ha suggerito che può diventare anche il centro di un acchiappasogni, e infatti è vero, messo dentro all'interno di un cerchio di quelli rigidi può diventare anche quello, può diventare tante cose, sia il fiore da solo sia il lavoro completo. In realtà è completo anche il fiore, quindi semplicemente rimane fiore e si può applicare, anche si può fare anche una tovaglia o una parte con tanti fiori applicati insieme. Allora andiamo a vedere. Io qua avevo usato il giallo e questo bellissimo rosa carico. Per fare il bordo ho usato il color corda. Ovviamente stesso identico cotone, bello spesso, che così si lavora molto in fretta e si finisce in fretta qualsiasi tipo di lavoro, anche grandino, perché sapete che io non amo i lavori molto lunghi. Allora, adesso dobbiamo andare a fare un primo giro, tutto a maglie basse, maglie altissime e catenelle, che rende il fiore un cerchio, quindi iscrive il fiore in un cerchio. Andiamo a puntare su uno a piacere dei picot, proprio al centro, se no, come avete visto, si è storto. Andiamo a fare la nostra maglia bassa e poi andiamo a fare una, due, tre, quattro e 5 catenelle. Con 5 catenelle, adesso che abbiamo fatto 5 catenelle, andiamo a prendere il filo due volte sull'uncinetto, andiamo a puntare qui, proprio nel punto. Anche qui bisogna riuscire ad entrare al centro. Adesso io ho un uncinetto molto grande, quindi non è facile. Prendiamo un uncinetto un po' più piccolino per farci la strada al centro del punto, ecco qua, in modo da poter andare a lavorare la nostra doppia maglia alta. Una, due e tre. Ed ecco qua che abbiamo fatto la nostra maglia alta. Poi facciamo ancora 5 catenelle. Una, due, e 5. Meglio tenere una tensione minima, non troppo morbido, quindi regolatevi sull'uncinetto. E dobbiamo andare di nuovo a puntare in cima al nostro picot. Se per caso abbiamo difficoltà, perché come vi dicevo, meglio mantenere una tensione abbastanza giustina, ci teniamo sempre vicino un uncinetto un pochettino più sottile, in modo da poter andare eventualmente ad aprire la strada per poter poi puntare con l'uncinetto più grande. E andiamo avanti così, cioè questo giro si fa tutto così: 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vedete che io le tengo belle giuste.
Poi andiamo qui, andiamo di nuovo a farci la strada al centro del punto per andare a puntare. Questo è un pochino più macchinoso perché appunto se abbiamo tenuto la tensione giusta tenderà a essere abbastanza stretto. Poi andiamo a fare la doppia maglia alta qui in basso, ecco qua, vedete che col trucco del doppio uncinetto riesco a puntare. Ok, facciamo la doppia maglia alta, poi di nuovo 1 2 3 4 e 5, andiamo a puntare qui sul picot e facciamo la maglia bassa. Quindi andiamo a bordare tutto il nostro fiore in questo modo, in modo da avere il cerchio su cui poi lavorare. Ci vediamo alla fine del giro e vediamo come fare il secondo giro. Allora qui prima di finire abbiamo un giro, questo giro che inscrive il fiore nel cerchio, poi abbiamo un giro di stabilizzazione che è questo qua, e poi abbiamo tutti questi giri che si faranno sempre allo stesso modo, tranne l'ultimo che ha questo picot di nuovo di come decorazione ultima. Quindi andremo a vedere come poter fare questi giri che ogni volta aumentano come numero di catenelle, ma che sono sempre uguali. Ci vediamo fra poco quando al termine del giro. Eccomi qua alla fine del giro. Adesso andiamo a fare il giro qui a maglia alta. Quindi andiamo a fare 3 catenelle. E poi andiamo a fare 6 maglie alte qui a cavallo dell'archetto di catenelle. Quindi molto semplicemente le nostre 6 maglie alte, 3 4 5 e 6. Poi ancora una maglia alta in cima al punto, alla maglia altissima del giro precedente, e poi di nuovo 6 maglie alte a cavallo dell'archetto. Quindi tutto il giro semplicemente è per riempire questi archetti di catenelle di maglie alte. Quindi andremo avanti così, facendone 6 a cavallo degli archetti di ogni archetto e una in corrispondenza di ogni maglia, quindi una in corrispondenza della maglia altissima e una in corrispondenza della maglia bassa. 4 5 e 6, e poi ancora una in corrispondenza del punto lavorato, e andiamo avanti così a terminare anche questo giro. Terminato anche il secondo giro, quello di stabilizzazione a maglia alta, e cominciano adesso questi giri qui, che saranno sempre uguali, o meglio saranno sempre simili perché cambia il numero di catenelle ad ogni giro. Allora partiamo così, partiamo con il primo giro facendo 7 catenelle, 3 4 5 6 e 7. Facciamo le 7 catenelle e andiamo a puntare in corrispondenza del punto, quindi non sulle maglie 3 e 6 fatte sull'archetto, ma quella fatta direttamente nel punto, e facciamo una maglia bassissima. Poi ancora 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, e andiamo di nuovo a puntare sopra in corrispondenza del punto qui,
e facciamo di nuovo un'altra maglia bassissima e completiamo questo giro in questo modo, quindi tutti questi archetti da 7 catenelle per tutto il giro fino alla fine. Eccomi qua, terminato anche il giro con i primi archetti. Andiamo a vedere come fare tutti i giri successivi. Allora, semplicemente dobbiamo riuscire ad arrivare al centro del primo archetto. Noi siamo qua, abbiamo fatto una maglia bassissima per ancorarci. Qui facciamo qualche punto di nuovo a maglia bassissima sull'archetto, cioè a cavallo dei pu nei punti dell'archetto. Eccoci qua, 2, 3. Adesso io qui ho fatto, vedete, 3 maglie bassissime. Sono arrivata al centro e posso mettermi a fare l'archetto. Posso partire di nuovo con un archetto. Vedete che qui ho fatto le 3 maglie basse. Bassissime, scusate. Allora, adesso per arrivare all'altro archetto dovrò fare una catenella in più rispetto all'archetto precedente. Quindi qui ne ho fatte 7, adesso ne farò 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fatte le 8 catenelle, vado a puntare a cavallo, non in mezzo al punto, ma a cavallo al centro dell'archetto successivo. E faccio una maglia bassissima. Ecco qui che ho il mio archetto successivo. Adesso continuo così, faccio una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, vado di nuovo al centro dell'archetto qui del giro precedente e faccio una maglia bassa. Scusate, prima ho detto maglia bassissima, ma in questo caso è maglia bassa. E vado avanti così. Quindi faccio tutti i miei archetti, vedete che poi ben stesi si allargano e lo faccio per tutto il giro. Quando arrivo qua, ovviamente riparto allo stesso modo. Nel giro successivo dovrò fare nell'archetto una catenella in più. Quindi qui ne ho fatte 8, qui ne farò 9 in quello successivo. Nel mio caso mi sono fermata e ho fatto al centro un picot. Bisogna farlo nei giri, cioè si può terminare con il picot in questo modo, solamente nei giri che hanno un numero dispari di catenelle. Infatti io l'ho fatto nel giro delle 9 catenelle, però voi potete andare avanti e farlo ingrandire questo centro a questo centrino a piacere, tovaglia, tovaglietta, sottopiatto, eccetera, a piacere, sempre aumentando una catenella. E poi quando vi volete fermare, vi fermate semplicemente nel primo giro utile con catenelle dispari e andate a fare il picot. Il picot io adesso ve lo faccio vedere su questo giro perché non sto a fare ancora, tanto sono sempre uguali, quindi 3, 4, 5, scusate, io ve lo faccio vedere su questo giro come se fossero dispari. Dispari facciamo 1, 2, 3, ad esempio consideriamo che siano 9, 4, 5. Adesso io faccio altre 2 catenelle, ma tengo qua il mio punto quinto, vado a puntare nel punto qua, qui sono picco da 2 catenelle, quindi io vado a puntare nel quinto punto del giro. Ho fatto il mio picco, adesso faccio di nuovo una, 2, 3 e 4 catenelle e vado esattamente allo stesso modo a puntare con una maglia bassa, quindi il picot si fa in questo modo qua, solo con 2 catenelle invece che con 3 come abbiamo fatto qua. Lo facciamo leggermente più piccolino, quindi lo facciamo nei giri dispari. Io adesso ve l'ho fatto solo vedere, ma nel giro dispari andiamo a fare nel giro dispari che volete andiamo a fare il dispari come numero di catenelle, andiamo a fare il picot al centro, quindi nel
nel punto dispari, quindi ne ho fatte, se qui sono 9 catenelle ne faccio 4, faccio la quinta, faccio le 2 catenelle, vado a riancorarmi nella quinta e faccio altri 4 punti. Questo è il modello. Come dicevo, si può ingrandire quanto si vuole e fare un numero indefinito di questi giri ad archetto. E basta, direi che ho detto tutto. Se avete domande potete, vi lascio qui sotto nell'info box e nel primo commento, così si vede meglio, il link al tutorial del fiore, così la prima parte. Se avete domande potete farmele sempre qui sotto. Vi lascio, se lo trovo, anche il link per il filato Jumbo 2, così vedete, lo stesso, potete prendere lo stesso filato che ho preso io, ma in alternativa potete semplicemente trovare un filato che per 100 grammi faccia 135 metri. Questo è un puro cotone, 60 cotone, 40 acrilico, ero convinta che fosse un puro cotone. Però molto bello, devo dire, molto molto bello, mi piace un sacco. Ci vediamo alla prossima, ciao.